Oilà ragazzi, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Chantalin, Eccoci, buongiorno, buongiorno Gabriele, eccoci, buongiorno Cristian. buongiorno Cristiano. Allora, ce l'abbiamo sta temperatura ideale per piantare sto benedetto mais? Oh, finalmente è arrivata oggi, poi oggi è anche bel tempo. È iniziata l'estate, E ottimo, ottimo. magliettina a maniche corte da oggi in poi Beh, e esatto. Maniche tirate su e via che andare a sì. lavorare. Ma allora, come siamo organizzati? Come hai organizzato i lavori? Allora, noi dobbiamo seminare mais e soia, quindi sia per noi che per il sindaco, e dobbiamo seminare purtroppo un solo campo a soia e altro mais. Ho Quindi capito. abbiamo un po' di seminatrici, un po' di mezzi. Ah, Sentiamo anche il sindaco hai già se... preparato tutto, perfetto. Sì. Ok. Quindi vediamo. Allora te, Gabriele, andate a mais, io inizio a soia e dopo vi raggiungo. Sì, Oh. se guardi sul PDA che ti ho mandato sul telefono, è il campo Sì. 19. Ah, ottimo, ottimo. Quindi, una Sì, volta fatto quello, è quello che l'anno scorso avevamo a Pioppi, me lo ricordo. esatto. Quello che abbiamo trebbiato sotto la neve. Sì, e volendo, o fai cambio mezzi, quindi lasci la Orce, prendi una Amazon, Sì. quindi cambi metterebbia. Giù in fondo trovi nel silos fertilizzante e semi, e Sì, poi andiamo lì dal sindaco a seminare. perché quella che ho io adesso è una seminatrice. Sì, Quindi non fa il mais, ho capito. Perfetto. no, no, no. Bom. Allora vado a seminare la soia, ci teniamo in contatto per CB e dopo Sì, tanto ci trovi su, sopra di te, Perfetto. insomma, dal campo 18 ci trovi là. Già mi ricordo bene che zona, su verso dove ho messo i maiali, venite praticamente. Esatto, bravissimo. Perfetto, perfetto. Ok, allora ci sentiamo in contatto, ci teniamo in contatto col CB e dopo ci si ritrova in Sì. campo. Te Andiamo. Gabriele, te vieni con me, Ok, che sì. andiamo a seminare il mais. Oh, va che bel trattorino blu che mi ha preparato. Bravo, Cristian. lo so che tu Lui. sei simpatizzante John Deere. Mi piacciono i blu a me, non i verdi. Sì, lo Sei so. andato al lucido proprio. È lucido, E l'ho chiaro. lavato. Guarda, ha fatto il pieno e tutto, perché ci andiamo in lampeggianti. E nessuno. No, via. Te Gabriele hai fatto gasolio? Sei a posto? Bravo. Andate Tutto pronto. su dalla strada nuova cementata qui a sinistra? O fate tutto il giro? Sai che c'era quella strada cementata lì nuova, Sì. molto comoda. Sì, facciamo quella. Mi se viaggia sto trattore, ragazzi, fantastico. Wow. Sono stati dei buoni acquisti che Ah, ha fatto viaggia. Spiro con Mr. Leopold. Sì, no, no, ha Viaggia, comprato dei viaggia. buoni mezzi. Ok, soia, l'hai già impostata la seminatrice per la soia, quindi Sì, è già impostata. io vado via che andare. Guarda che c'è giù ancora qualche pianta di pioppo qua, dall'anno scorso, che è ricresciuta, la macino via io, tanto questa Sì, seminatrice dovrebbe. qua mangia giù tutto. Ma e dicevi che dopo dobbiamo andare su anche dal sindaco? Sì. Ah, su un campo Perché da mi ha semina. chiamato sia un campo a mais anche lui Ah, da e... mettere un campo a mais, ho capito. Sì. Oh, io con i campi sono a posto e... Sì, io vi do una mano a piantare qua e dopo appena finiamo scappo di corsa a casa che devo sistemarmi gli animali che stamattina non ho avuto, ho avuto poco Ah, va bene, tempo cioè e... quello che puoi, insomma, non ci sono Sì. E problemi. dai, tanto non dovremmo metterci tutta la giornata. No, No, no. perfetto, che dopo devo andare a dare un occhio anche ai campi. Vabbè che dopo per andare su verso il sindaco in teoria ci passo a fianco, perciò gli do un'occhiata Esatto.
con ai campi di medica che avevo giù dall'anno scorso, che la medica vecchia era più avanti con la ricrescita di quella, sì. Forse potrebbe essere quasi pronta da sfalciare, anche da fare un primo taglio. Devo guardare quando passo lì, quando passiamo lì col trattore per andare dal sindaco, gli do un occhio e guardo, ma forse dovrò fare con le erbacce, se è a posto. Sì, ma ne crescono tanto poche che fortunatamente gli ho dato un, con la sliquamata che gli abbiamo dato prima di seminare, le tiene abbastanza a bada. Ci sono dentro qualche, c'è dentro qualche erbaccia anche nel campo qua. Prima passando a seminare togliamo tutto. Le interri. Sì, se no mi diamo un colpo di erbicida, ma preferiamo a volte non utilizzarlo, quindi cerchiamo infatti. Dopo anche a me le erbacce nella medica, che non danno neanche tanto fastidio, perché alla fine è un po' d'erba che va alle mucche, quindi non ci sono problemi. Siete allora arrivati? Gabriele, sì, tu cominci qui al campo 18 e io mi sposto più avanti. Eccomi qua, arrivato tra di voi. Buonasera. Com'è andato con la soia? Bene, ho fatto tutto a posto. Bravo. Qui, vedo che siete avanti, a parte che con queste belle seminatrici, belle grandi, qui non ci sono problemi. Vedo diciamo che non perdiamo tempo. Esatto. ma d'altronde venendo utilizzate anche per la valle a fianco, per i lavori di terzismo, serviva roba bella grande. Sì. Dopo dai, vanno anche benino anche per sti campi qua. E alla fine sono belli grandi anche sti campi qua, comunque. Qua su sì, scendendo più giù sono piccolini. Ora su lì. Sono passato prima dai tuoi maiali. Vedo che sono su lì. Ci sono ancora tutti, sì, non sono scappati. No. Avranno un po' il pancino che gli brontola dalla fame, ma... aspettano da mangiare. Ma sì, dai. La pappetta. Anzi, nel passare potrei... dopo, prima di andare via, devo ricordarmi di aprirgli la saricinesca per l'acqua. Perché avranno l'abbeveratoio quasi vuoto, poverini. Qui... ce l'ho fatta. Buono. Avranno l'abbeveratoio quasi vuoto. Ora ti lascio passare, Gabriele. Vado a dare un'occhiata all'abbeveratoio. Guarda, ho fatto una manovra alternativa. Proprio maiali, guarda che si hanno sporcato. Sporcaccioni che non siete altro, guarda qua che casino che avete combinato. Vi sembra la maniera? Maiali. Guarda. Guarda, avevano l'abbeveratoio quasi vuoto. Ma sono i maiali che ti ho portato io? Sì. Ah, ancora quelli. Stanno ancora così. Ancora ci fai le salsicce. Aspetta, appena arrivati a quest'inverno gli facciamo la festa. Quest'inverno ci sarà da portare via maiali, bramani, ci sarà un po' di tutto da portare via. Lasciate indietro un angolino io qua. L'angoletto qua sotto l'ho fatto io, Cristiano. Perfetto. Senza che ci torni. Adesso ci... Devi fare una passata.
Allora ti lascio, vieni tu, Ste? Sì, dai. Non riesco a coprirlo. Ma dopo hai sentito il sindaco? C'è in giro in zona oggi? Sì, sì, mi ha già chiamato 5 volte fino adesso. Ah, che ecco. Ci sta chiedendo dove siamo, perché non andiamo su da lui a seminare il mais. Gli ho detto che appena finiamo qui andiamo su da lui. Ma sai com'è? Ah, c'è su. Cos'è il suo? Sì, a... sì, stava lì. Dove fa il pellet, stava lì lavorando, stava controllando come andava lì la fabbrica e... Uh-huh. È l'ultima passata quella lì? Sì, sì. Sì, abbiamo finito. Ah, allora, guarda, intanto che finisci faccio lì una scappata al mio campo a vedere della medica come sì, siamo vai, messi. Tranquillo. E intanto passate di qua anche voi, quindi. Sì, sì. Ti seguo allora, sì, intanto siamo di strada. Sì, basta che segui anche Giantalina. Guarda, è praticamente cresciuta. Guardala qua la mia medica, guardala. Ha già tutti i suoi bei fiorellini. Mm. È ora di fare il primo taglio qua. È ora, direi. Anche il trifoglio, guarda. È cresciuto tutto. È venuto su bene? Sì, sì, sì. Questo era il... ti ho detto, erano i campi che avevo giù già dall'anno scorso e, mm-hmm. e la ricrescita è stata più rapida, anche questo è pronto da sfalciare. Sì, sì, qui stasera devo fare un primo taglio. Ah, buono. Ottimo. Se dopo, se mai mettiamo su le falciatrici, sul trattore. Esatto. Ma prima devo dare un'occhiata agli animali, dargli da mangiare. Mm-hmm. Beh, mentre tu fai da mangiare possiamo dare una mano a facciare. Sì, sì, sì. Allora, vediamo. Se raccogli normale o fai le balle, Chandler? No, farò. Ma potrei anche prendere. Perché balle di medica ce l'ho dall'anno scorso. Dallo scorso anno potrei anche raccoglierla sfusa un po' e buttarla in fienile da averla sfusa ma penso che potrei raccoglierla sfusa quest'anno. La fai sfusa? Sbagliato Cristian. No, non è qua, è dopo il bivio. È lì a destra, qua devi girare. No, qua, lo so, è... qua, eccolo qua. Eccoci qua. No, la raccoglierò sfusa e la terrò sfusa, ma dopo ho lì una trincea anche di insilato di medica. Anche quello devo svuotarlo e guarderò di riempire anche quella trincea. Con un po' di medica nuova per... A parte che ne ho messa giù anche tanta, quindi... Ma ne ho da vendere, ne ho prenotata anche... valle... sì. Ma... Cosa abbiamo quasi fatto? Ha costruito qui il sindaco? Ah sì? Cosa? Ci sono qua dei silos. Belli grandi anche. Strano. Strano che abbia speso soldi. Boh, guarda che sono sceso. Dai che vado lì a salutare il sindaco intanto, che vi aspetto. Sì, sì, noi arriviamo. Forse arriveremo, Sandri. Sindaco! Ustia, chi è? Che attrezzo ha comprato qua? È il Kramer. Chi è? Sindaco! Ciantalin, buongiorno. Buongiorno. Ah, il lavoro. Come andiamo? Vedo che si è dato alla pazza gioia con le spese qua. Sì. Perché... Come mai un silos del genere? Perché mi stanno richiedendo tantissimo pellet sfuso e io non sapendo dove metterlo, in tasca non lo posso mettere. Ah, beh... E allora ho dovuto
Sì, perché fare un mucchione se dopo piove è un disastro. Eh? Esatto, è un disastro. Loro qui c'è anche un impianto di essiccazione, mal che vada, io do anche impianto di essiccazione. Ah, sta macinando. Sta macinando paglia. Ah, sì, fa pelletti di paglia. Sì, pelle di paglia, sì. Stanno arrivando Cristian e Gabriele, che siamo venuti a piantarle mais, ha detto Gabriele, che sì, esatto, eravate d'accordo con Cristian. Esatto, esattamente. Bom, 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 bom. Allora la lascio al lavoro. E qual è il campo che dobbiamo piantare? Quello l'unico qua che è rimasto dovrebbe essere l'otto, dovrebbe essere uno dei campi. Aspetti che guardo qua dal tablet, Sì. Sì, solo l'otto. Va bene. Allora andiamo, vediamo se arrivano gli altri. Guarda, guarda, guarda che è arrivato Cristian, guarda Cristian e Gabriele, eccoli qua. Ah, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Oh, guarda. Buongiorno. Hai visto che razza di silos? Ho visto. Eventualmente gigantesco. Se ho problemi di spazio, stavamo proprio parlando dello sfalcio della medica. Se ho problemi di spazio nel mio fienile, posso scaricargliene qua un po'. A lei, sindaco. Ma devo sentire dei costruttori se i silos sono adatti per la medica. Ah, ma in teoria sì. Comunque, dai. Teoria sì. Vediamo. Mi informo. Dopo, al limite, se gliene porto, le pagherò l'affitto del silos. Va bene. Dopo ci mettiamo d'accordo. Esatto. Bon, andiamo. Costerà una che della testa, però. Sì, infatti, mi costerà di più che bruciarla la medica, comunque. No, vediamo. Ma devo vedere, perché un po' ne terrò sfusa giù nel fienile da me. E dopo tanta ce l'ho già venduta da imballare, già venduta, quindi... Vediamo quanto mi producono i campi e vediamo il da farsi. Va bene, io sono sempre qua. Ottimo, allora andiamo. Avete visto che ho iniziato i lavori giù al biogas, avete visto? No, sinceramente no, perché siamo arrivati dall'altra parte della valle. Allora quando passate per di là dopo vedete. Aveva iniziato, ma aveva ben detto che voleva fare il biogas nuovo. Sì. Ma hanno già iniziato a costruire o stanno demolendo? Ah sì, stiamo già facendo le fondazioni. Ah, proprio avete già demolito tutto? Sì, già tutto demolito, pulito, pulito, fatto tutto. Adesso a giorni dovrebbe arrivare tutti i pezzi per la costruzione e dopo ci sarà l'inaugurazione. Ah, ottimo. Inaugurazione, Cristian, da bere. Sì, speriamo. Anche qualcosa da mangiare. Gabriele. Champagne e mademoiselle. Mademoiselle. Esatto, champagne e mademoiselle. Non c'è né uno né l'altro. Braccino corto, sindaco. E ci accontentiamo anche di spumante e ragazze noi, Ecco. Buon, dai che andiamo a piantare sto mais. Porta la segretaria. Esatto, porta la segretaria del comune. No, quella si la tiene per lui, Esatto, scusate, cosa volete poi, scusate. La cugina della segretaria allora. Anche quella è già impegnata. Ma la ragazza del di Gabriele? Di Luca lì del centro estetico, del centro di del centro estetico? Si potrebbe informare. Bisogna dire a Luca che Luca. Magari la porti, magari la puoi invitare all'inaugurazione del nuovo biogas. Perché oggi si era preso il giorno libero. Sarà a fare le lampade. Per forza sarà da brontarsi. Sicuramente. Bon, dai che andiamo a piantare sto mais, va là, che sennò qua le ore passano. Buon lavoro. A dopo, va bene. Sindaco. Okay. A dopo sindaco. Allora, se non sbaglio era il campo 8, mi sembra, Ciantalini. Yes. Sì, mi ha detto il sindaco. È questo qui a fianco, qua dietro, sì. No. Sì. Ha coperto tutto con questo silos. Ho fatto un
Un mega qui. Un lavorone. Ottimo, allora pronti per il rientro? Sì, dai. Sì, sì. Vediamo cosa combinano qui a sto biogas. Ora che parcheggio qua al distributore io un attimo. Centriamo tutte e tre. Sì, sì, io mi metto qua. Sì, io mi metto qua lungo. Ci entri dietro? Sì, sì, è posto, posto. Ah, tu sei costo, non sei come me. Andiamo. Ecco. Ah, guarda, cartelli dappertutto. Oh, guarda qui. Si potrà che entrare? Super candiere. Ma penso di sì. Sembra che non ci sia nessuno. Secondo me sono andati tutti a far colazione. Sì. Guarda, camion, betoniere, scavatori. Guarda che lavoro, guarda, guarda. Hanno buttato giù tutto. Guarda che razza di buco che hanno fatto. Guarda che razza di buco che hanno scavato per le fondazioni. Ma pensa a te che vasca per il digestato che ci metteranno qui. Sì, ma cos'è che costruiscono una cosa a 7-8 piani a far fondazioni del genere? È gigantesco. Ah, però. Bom bom. Allora. Ah, guarda, qua pala gommata, due scavatori addirittura. Due scavatori, un camion. Due betoniere pronte per gettare. Bom bom bom. Ah, fa le robe in grande qua il sindaco, mi sa. Sì, sì. Guarda che pesano anche. Vabbè. Speriamo che dopo ci paghi quando gli portiamo la roba, voilà, che io ho ancora un po' di ho ancora qualcosa in sospeso con gli ultimi viaggi, ce li ho ancora in sospeso. Comunque, ecco. E adesso passato l'estate ci faremo due conti, dai. Esatto, così esatto, vediamo un po'. Allora, intanto segna, puoi segnarti anche la semina di oggi. Sì, sì, no, quella è già messo in conto. Buono, allora ci vediamo giù in farm da voi, sì, per parcheggiare, sistemare, mettere a posto i mezzi. Che i dopo, mezzi, sì, dai. Dopo ti ho detto io torno su al volo. C'è da fargli un po' di manutenzione allo sterzo sto Deutz. Deve aver preso una botta. Si è rovinato l'idroguida. Sì, devo avergli dato una botta e... Vabbè, dopo gli diamo una controllata in officina. Sì, dai.